cambia siamo noi. Quando abbiamo deciso di fare questa scelta di aprire la nostra accoglienza ai richiedenti asilo, ai nuovi migranti, ci siamo resi conto che comunque questa è un'esperienza straziante, un'esperienza veramente molto dura e molto difficile. Quindi l'importanza del cibo, l'importanza della terra per noi è stata anche fondamentale nella scelta di progetto che abbiamo fatto qui. Terra fa tutti, terra produce le verdure, terra fa e le persone stare meglio nel mondo. Senza mangiare come possiamo vivere? Quindi dobbiamo lavorare in terra. Qui siamo a Pomino, nel comune di Rufina, in provincia di Firenze. Siamo nella sede, diciamo, principale dell'Associazione Le Case. È un'associazione ombrello che raccoglie al suo interno diverse case famiglie. La casa famiglia di Pomino in particolare, nel 2008 abbiamo deciso di aprire il target della nostra accoglienza ai migranti. Ormai sono 4 anni che abbiamo attivato questo tentativo di orto sociale. Loro sono in 5 e lavorano su questi campi producendo verdure biologiche che poi cerchiamo di vendere sia alle persone nel nostro territorio immediato ma anche a interessati della zona e a GAS, quindi gruppi di acquisto che stanno sul nostro territorio. I ragazzi dal 1° di maggio hanno un contratto e la nostra grande speranza è di poter riuscire a fortificare un pochettino il gruppo di modo che poi loro possano unirsi in cooperativa o in associazione e fondare proprio una loro ditta. Cosa importante che naturalmente per noi era fondamentale era fare in modo che fosse proprio un processo condiviso di presa di decisioni. Per fare questo ci stiamo avvalendo in questo momento del contributo di Sauro Guarnieri che ci sta aiutando per quanto riguarda gli aspetti permaculturali e specialmente del lavoro permaculturale sul gruppo. Ci incontriamo settimanalmente per portare avanti una scuola laboratorio. La scuola laboratorio ha previsto in un primo momento tutta una cura e un apprendimento della lingua italiana che ci ha permesso di studiare insieme quali erano le tematiche che ci interessavano relativi al lavoro dei campi, all'agricoltura biologica, alla conoscenza delle stagioni. Il bello di questo lavoro è poter veramente lavorare insieme, lavorare nel piccolo, prendere decisioni tra persone che sì, condividono anche uno spazio vitale, ma provengono comunque da mondi diversi, hanno lingue diverse, culture diverse, cercare di mettere insieme queste sinergie per fare in modo che questo piccolo progetto continui a rimanere di qualità. Io sono Eddie e ho iniziato a imparare dal 2016 da un signore che si chiama Saverio Nannini. Lui mi ha insegnato come si semina, le stagioni, come funziona la stagione qui, la luna, come calcola la luna. E dopo 6 mesi sono tornato a Pomino, a casa famiglia qui, a iniziare a lavorare. Per noi è stato molto importante poter fare in modo che questo progetto fosse il più possibile ancorato nella realtà di paese. Abbiamo svolto dei laboratori dove la cittadinanza aveva la possibilità di incontrare i ragazzi per conoscerci meglio. Le persone che stanno qui mi sembra loro sono molto bravi, soprattutto le pomenesi che vedono il lavoro che sta andando dagli migranti. Ogni volta vengano a controllarci, a chiedere, ha fatto questo bene, bravo ragazzi, così. C'è una signora che si chiama Marcello, sempre venga da noi ogni mattina, in sera, a chiedere, ragazzi, ha fatto bene, siete bravi. E poi mi sembra tutti gli pomeriggi saranno contenti con noi. L'Italia che cambia è un'Italia che cambia verso la multietnicità, verso la pluralità e quindi verso un impegno etico, politico e sociale sempre più forte, nel piccolo
ma con grande convinzione, con grande passione. L'Italia che cambia, mi piace molto le cose che vedo qui, soprattutto a volte cambia la stagione, cambia, viene molto sole, viene freddo. E poi quando sono venuto qui vedo tanti africani, da Gambia, da Mali, da tanti paesi diversi. Quest'Italia che cambia, non puoi fermare.